Questa difesa del Milan quest'anno come sta andando? Perché tutto sommato avete preso un gol solo rispetto all'anno scorso. Non va male, ma si dice la difesa del Milan. Cos'hai da dire? No, ovviamente personalmente per me non voglio concedere un millimetro. Quindi sì, quando prendiamo un gol ovviamente non vogliamo, però succede e sì. Quando succede dobbiamo rialzare e proviamo a vincere la partita. Senti, non è maggio perché è solo ottobre, ma quei 3 punti di ieri poi quanto pesano? No, è stata una partita difficile perché loro sono forti. Sì, è stata una partita difficile, non giocavamo al massimo, però la cosa più importante è i 3 punti. Fica, ancora siete arrabbiati dopo Milan-Chelsea e che speranze ci sono per il superamento del girone in Champions? Ovviamente non era la partita che volevo e volevamo, ma è passato e dobbiamo continuare a giocare e andiamo in avanti. Grazie. Come cambia la vostra come cambia la vostra interpretazione del ruolo con il rientro possibile di Maignan domenica? No, ovviamente Mike è un giocatore fortissimo e quando lui è sul campo ovviamente è migliorato la squadra, però le ultime partite Tata ha fatto un gran lavoro e sì, Mike ovviamente come ho detto lui è un gran giocatore e siamo felici che lui torna. Grazie mille. Che incontrerà l'Italia nel giro di qualificazione di Euro 2024, cosa ne pensi della nazionale italiana che tra l'altro non giocherà il mondiale? No, ovviamente per me, io abito in Italia e c'è un po' di delusione che l'Italia non ci sono in mondiale, però no, spero che io vada in mondiale personalmente, quindi non sto pensando di più di quello, dove devo lavorare e continuare a giocare al massimo.